Eccoci qua, ragazzuoli, ragazzuoli carissimi, come sta andando col Prozac? Avete chiesto in un bel po' di persone, sta andando, nel senso adesso ne prendo tre al giorno, due la mattina e uno la sera. Ho provato a prenderne 60 mg, 60 mg e purtroppo mi stendono tutti in una volta. Preferisco dividerle, due la mattina appena sveglio e uno la sera, e non mi danno nessun problema, anzi mi tengono su abbastanza, mi tengono su fortunatamente. Mi sto trovando bene, mi sto trovando molto bene col Prozac. Sto andando. Sembra che ho trovato la medicina che cercavo. Perché il Prozac o funziona o non funziona proprio, o peggiora la situazione. A me sembra che stia funzionando. Sembra andare per il verso giusto la cosa e niente, mi fa piacere, mi fa veramente piacere. Poi sì, mi avete segnalato dei messaggi di alcuni dei soliti psycho e non vi preoccupate ragazzuoli, non vi preoccupate perché ci stiamo pensando, speriamo di risolvere ormai presto perché è troppo tempo che si va avanti. Vediamo di risolvere ormai presto. Se non trovo appoggio da una parte, lo troverò da un'altra. È tutto qua, tutto qua, tutto qua. Sto cercando anche giornalisti interessati, cose per rendere proprio pubblica la faccenda di sti messaggi. Chi mi ha scritto lo sa. E vediamo ragazzi, vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto questi qua veramente sono nulli, veramente sono sempre i poveri, poverini. Quindi noi facciamo finta di niente, andiamo avanti. Io mi sto muovendo nel mio privato insieme ad altre persone e basta, tutto qui. Tutto qui, non vi preoccupate che sto cercando di sistemare le cose. Più che dirvi così, non so cosa dire. Oggi dovrebbe arrivarmi un hard disk nuovo del PC e poi il nuovo SSD. Non so se prendere l'SSD o la schedina che non mi viene il nome. Vedrò anche lì, vedrò anche lì. Soprattutto devo vedere se adesso che sta andando il via libera mi rimettono al lavoro. Devo vedere prima quello, ragazzuoli. Una volta visto quello, poi so come muovermi. Detto questo, vi auguro buona giornata e ci vediamo al prossimo video, che magari vi aggiorno anche su altre cose. Ciao Giovanni!